Per la gioia della mia amica Simona, oggi un altro video, la prima volta. Buongiorno! Allora, video appunto sulla prima volta, che non è quella prima volta, Simo, te prego. Non è quella prima volta, ma è una prima volta di due prodotti che ho acquistato sabato, alla Kiko. Allora, uno è questo qui, è l'universo. Te pareva? Mani di ricotta, mani di ricotta. Va bene, allora, uno. Io già so che mi prenderà per il culo a vita. Già lo so, vabbè, chi se ne frega. Allora, uno, te voglio tanto bene, lo sai. Allora, uno è l'Universal Fit, che è il famosissimo, celeberrimo fondotinta di Kiko. Sono 30 ml di prodotto. Io l'ho preso in tonalità warm beige 40. Però è leggermente più scuro del mio incarnato, quindi ho dovuto praticamente schiarire con una cipria. Io ho messo la cipria di Elf. Di solito quando metto un fondotinta invece che è leggermente più chiaro, quindi praticamente mi va a schiarire invece, per farlo, diciamo, per non sembrare un cadavere, ma sembrare sana, cioè che sto bene, che non sono malata. Ci vado a mettere la cipria, quella di Kiko, invece quella illuminante che è uscita ultimamente nel nuovo packaging. Comunque, questo qui è un fondotinta idratante. Sono appunto 30 ml di prodotto, impeccabile per tutta la giornata, per tutti i tipi di pelle. È liquido, molto molto liquido, quindi occhio alla quantità che utilizzate. Io ho dovuto praticamente metterlo due volte, poi lo vedrete comunque perché vi metterò, diciamo, lo spezzone dell'applicazione. E poi parliamo di questo, il famosissimo pennello a tulipano che è uscito con l'ultima collezione di Kiko, quella artistica che non mi ricordo, come si chiama. Comunque è questo pennello qui a tulipano. Appunto, c'ha questa forma che non è la forma tipica dei pennelli da fondotinta, però questo pennello è uscito proprio come pennello da fondo in questa collezione. Visto che il mio pennello da fondo che utilizzavo ha fatto una finaccia, è tutto spampanato, allora l'ho voluto acquistare. Era una cosa che mi serviva, quindi. Mi pare che è venuto sulle 12 euro, questo invece è venuto sulle 5. E niente, vi lascio al video, vi lascio allo spezzone sulla applicazione. E iniziamo subito a parlarne. Allora, il fondotinta appunto è questo qui, e avete potuto notare che la colorazione warm beige per me è leggermente più scura, però non è un problema, cioè io la vado a schiarire con la cipria e a posto. Cosa dirvi? È liquido e ci mette un pochino per asciugarsi, però se ci passate sopra la cipria si asciuga in automatico, non è
Se non mettete sopra una cipria, dovete aspettare un attimino prima che vi si asciughi. Va dosato perché va dosato perché se ne mettete poco non ha una copresa eccelsa. Se ne mettete troppo, copre troppo e ci mette di più per asciugarsi, quindi dovete un attimino dosare il fondo. Parliamo invece del pennello. Il pennello mi è piaciuto da matti. Perché non mi aspettavo questa resa e questa facilità di utilizzo. Ero molto restia per via della forma. Però andando a guardare un po' di video e andando a leggere sul sito di Kiko, ho capito che con questo pennello non si deve andare a fare un movimento circolare, ma si deve tirare il prodotto. E infatti, se voi tirate il prodotto, praticamente ci mettete un nanosecondo a stendere il fondotinta. Ve lo stende in maniera compatta, ve lo stende benissimo. È veramente un ottimo, ottimo prodotto. Per il prezzo che ha, li vale tutti. Kiko ha una caratteristica buona che quando esce con le collezioni in edizione limitata, di solito i pennelli sono sempre migliori di quelli che sono in collezione permanente. Quindi io di solito tendo sempre a vedere se c'è qualche pennello particolare che mi può essere utile. Questo mi serviva, l'ho preso. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Ve lo consiglio se state cercando un pennello da fondotinta. Vi ricordo però che non dovete circolare, ma dovete tirare. Quindi, conclusione di questo video, mi sono piaciuti entrambi, due buoni prodotti entrambi, di questo trovate recensioni ovunque, di questo io ne ho trovate poche, ma forse ho cercato anche poco, devo dire la verità. Sono andata direttamente in negozio a vederlo di persona, perché cioè, finché non lo vedi di persona, ti possono anche dire che... Cioè, spazi da un'opinione positivissima a una negativissima, insomma. Niente, quindi due ottimi prodotti. Ora vediamo nel corso della giornata come si comportano, ma io già vedo che è molto molto, cioè è fissato. Non è un fondotinta che si fissa veramente bene. Niente, detto questo, vi dico subito che il rossetto che mi vedete addosso non è un rossetto, ma è il lip gloss di L'Oreal. Questo qui che già ve ne avevo parlato, Smoke Me Up, il 407. Questo qui di L'Oreal, questo color ciliegia. Che secondo me voi vedete rosso, ma non importa, è un color ciliegia. Bene, bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto con un commento se avete provato questi prodotti, se vi sono piaciuti, se volete saperne qualcos'altro in più. Mettete un mi piace, anche due, anche tre, quattro, cinque, quanti volete, per farmi capire che questi video li apprezzate, che vi sono utili, in maniera tale che ne farò poi altri. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!